Sì, assolutamente una cosa eccezionale. Sono molto grata anche al padre pagano di Santo Spirito che ci abbia dato in prestito la resurrezione di Cristo e noi ora restauriamo questa tavola che non potrà uscire perché non ci starebbe nel nostro museo. Però è spettacolare vedere proprio il risultato del restauro che risveglia, fa rinascere proprio l'opera con questi colori. Vivaci, accesi, con questi movimenti manieristici, a questa tavola ci fa capire veramente che cosa vuol dire il manierismo, con tutte queste figure contorte che fanno quasi venire le vertigini e poi le persone tutte sconnesse tra di loro che fanno proprio innalzare Gesù Cristo con i loro movimenti, così sembrerebbe. Con i restauri, con le sole puliture, siamo riusciti, tramite queste brave restauratrici a riportare alla luce, praticamente la sensazione originale di questa pala d'altare che risplenderà poi in Santo Spirito. Speriamo proprio di portare anche visitatori che vengano a godersi queste opere perché Santo Spirito è proprio la chiesa che diede il maggior numero di commissioni di pale d'altare, tre in tutto, a Pier Francesco Foschi, per il quale facciamo appunto la prima mostra monografica in Europa e siamo contenti di poter tirare fuori un po' di opere che non si conoscono oppure che abbiamo sottoposto, potuto sottoporre a dei restauri. Allora, io insieme alla bottega d'arte Maselli di Gabriele Maselli ci stiamo occupando della pulitura di questa cornice, quindi siamo nella fase della pulitura, una fase abbastanza avanzata e stiamo rimuovendo lo sporco particellare accumulato nel corso del tempo sulla bellissima doratura e alcune patine e vernici presenti che oscurano molto l'oro, come potete vedere. Diciamo che il dipinto con la cornice rimarrà qui nella Basilica di Santo Spirito in occasione della mostra monografica su Pier Francesco Foschi e entro, diciamo, la fine di novembre il restauro sarà concluso. Dopo la faccio io. Così va bene, sono una minaccia. No, l'emozione è tanta perché ovviamente è un pezzetto in più che arricchisce questa basilica che ovviamente è già stata così, è un oggetto di tanta attenzione, devo dire. Voglio dire tra parentesi anche lo stesso Sgarbi che qualche 3 anni fa è venuto qui in basilica, è rimasto sorpreso di come è tenuta e anche dei restauri fatti e ringrazio la direttrice per la generosità di aver restaurato questa importante pala del Foschi. È chiaro, noi giochiamo un po' di permettetemi quasi di ricatto quando ci chiedono un'opera da portare fuori, se ci sono le possibilità, le condizioni, chiediamo in cambio un restauro di un'altra opera, perché poi diventa l'unica occasione questa per poter restaurare qualcosa, quindi, però credo che sia poi una ricchezza per tutti, non è che c'è niente di proprietà personale, la proprietà appartiene al popolo, appartiene a tutti. Quindi.